Vediamo se ci saranno scintille per il comando. E invece Mago Merlino scavalca in un Amen, il numero uno di Politogette, e al largo di tutti incombe subito Orata Jet. E VP passa al comando su Mago Merlino. Rimangono a largo sia il numero 3 di Milcarek che il 4 di Otero Disgrey. E probabilmente VP ne vorrà mandare uno. Vediamo se manda Milka. Si presenta Milcarek. Vediamo le intenzioni Io di credo che VP. manderà via a Giorgio D'Alessandro Junior. 29,4 intanto per i 400. Vediamo se ha mandato. Infatti VP vuole correre trainato. Quindi ora si delineano le posizioni. Lo schema è bello che fatto. Milka in testa. Però intanto 43,4 per ha speso un patrimonio. Per essere lì dove è Milcarek, si libera subito il Politojet che sul primo rallentamento vero della corsa cerca di risalire la comitiva. È addirittura 59, anche se Giorgio D'Alessandro cerca di graduare con un 16 di frazione, sono venuti fuori 800 davvero molto molto veloci. E ancora comunque tutto in mano, Milcarek a largo è il Politojet che cerca di farla pesare a Giorgio D'Alessandro, addirittura 14,5 il chilometro. Risale dalle retrovie Obelisco d'If, però prende l'anticipo di Mago Merlino. Ippolito attacca Milcarek che sembra ancora poter controllare. Secondo me il pericoloso è Obelisco d'If. Anche Orata, l'ultima curva è lì. Vediamo che cosa succede all'imbocco dell'ultima curva. Milka cerca di scappare a palo lontano. Occhio a Vincenzino che si avvicina e mi sa che è il più fresco su Milcarek che ora allunga su Orata Jet. Vediamo la retta d'arrivo. Scappa Giorginio che va per il doppio. E Giorgio D'Alessandro, o meglio il Tigrotto, prende 2, 3, 4 e mi sa che la porta a casa alla grande Milcarek. Secondo il 7 di Orata Jet e terzo è il numero 6 di Nilo Del Ronco. Addirittura 1,58, è tornata la Milka dei tempi migliori. Bravo Giorgio D'Alessandro Junior, bella guidata. E andiamo a vedere un po' la quota al tot. 3,73, ghiotta, davvero per chi ha puntato. Secondo è il numero 7 di Orata Jet e terzo è il numero 6 di Nilo Del Ronco. Un arrivederci a venerdì prossimo. Un saluto da Ivan Aldanese. E da Gianluca Cerino.